Ci si imbarca, traghetto El Trauco Valparaíso. Sono mesi che non percorriamo una strada così a scorrimento veloce. Signore e signori, la Panamericana. Tenerona, buongiorno. Guardate che preparazione la cocinera. Sto solo scaldando il pane, ragazzi. Sto facendo molto di più. Barattolo di miele gigante che in 10 giorni abbiamo quasi terminato. Pane scaldato, succo d'arancia, yogurt bianco, avocado. O palta, banana, mela, frutta, quindi latte e caffè. Si riparte per ripartire. Guardate la condizione della nostra casina. Ho vuotato tutta la moto perché ieri, dopo 6 mesi, sono stato a lavare la tenerona. Lavaggio che è meglio non descriverlo. Vi lascio una piccola clip che ho fatto col cellulare. Questa è stata la mia postazione da lavoro. Siamo qua ad Ancud da 12 giorni, abbiamo lavorato tantissimo. Mi sono tolto il fardello di montare i video della caduta. Quindi la settimana di Pasqua è stata una settimana abbastanza complicata, perché rivedere quelle clip non è stato assolutamente piacevole. Però colgo l'occasione per ringraziarvi nuovamente, perché siete stati tantissimi e soprattutto ci avete dato un supporto moralmente, ne avevamo bisogno. Salendo dalla carrettera Austral siamo diventati più tecnologici. Questo è il nostro riscaldamento e quello è il rasoio, perché in questi 10 giorni abbiamo approfittato per rifarmi l'acconciatura. È stata la cocinera a tagliarmi i capelli come sempre. Perché la cocinera è anche pelucchiera, è anche una serie di cose. Ci siamo tecnologizzati, però l'altro giorno, nel mezzo di un temporale, o meglio temporale, nel mezzo di una pioggia molto abbondante che durava da più di 36 ore, abbiamo sentito uno scoppio nell'aria. La cabina elettrica di questa zona di Ancud è saltata in aria, quindi siamo stati circa 4-5 ore senza energia elettrica. E senza anche senza acqua, sì. Perché hanno la pompa per far uscire acqua, quindi non avendo pressione non avevamo neanche acqua. Questa resta ancora la Patagonia. Abbiamo colto l'occasione per utilizzare le nostre lampade da campeggio. Questa comodissima, eccezionale, che è la stessa di questa ma non ha la custodia esterna. Come avete visto, siamo stati alla Pinguinera. In quel caso ho alleggerito la moto il più possibile, perché andare sulla sabbia, andare sul bagnasciuga, vi posso garantire che non è stato assolutamente facile. Con la moto carica sarebbe stato impossibile, ma con la moto scarica la tenerona si comporta abbastanza bene su questi fondi. Ah, importantissimo, vi ho detto che io questi giorni ho lavorato molto nella creazione dei video, ma è altrettanto importante che Sara ha lavorato tantissimo nella creazione del suo nuovo libro, che speriamo di pubblicare per fine maggio. Ah, ecco, precisazione. Comunque un monton di fette me la preparate. Se magna, ragazzi. Voi l'avete visto con 2 secondi, ma qua è un'arte che bisogna imparare con il tempo. Guardate, se non vi metto voglia. Tenerona pronta. Francesco sta ultimando le ultime attività, che tra l'altro faccio sempre io. Voi che continuate a dirmi sei fortunato, devo sempre occuparmene io. Esattamente, è proprio così. Se ne occupa lui e lo lascio fare. Visiera dei caschi pulite, trasloco effettuato, ma ora, come da consuetudine, tenerona come nuova. Quasi. Il lavaggio non è stato dei migliori, ma c'è una caratteristica: non posso farlo io in prima persona, bisogna per forza di cose appoggiarsi ai proprietari del lavaggio. Lavaggio velocissimo, molto superficiale, comunque 2,50 euro, leggermente meglio di prima, Ma soprattutto quello che mi interessava era togliere il sale, togliere la sabbia che ovviamente si era depositata dopo circa 10 km di bagnasciuga lungo la spiaggia Mar Brava. Uno dei posti più affascinanti al mondo, secondo me. Poter camminare per chilometri con la massima tranquillità da soli su un bagnasciuga infinito con delle onde pazzesche, ragazzi, è bellissimo.
Me lo chiedete spesso, a breve dovrei fare il tagliando alla moto perché ho superato i 12.000 km, ma soprattutto le gomme sono veramente finite. Ma qua video pippone dettagliato, perché reperire le gomme in Sud America è una chimera, fare il tagliando qualcosa di simile, ma per il tagliando potrei anche in qualche maniera sbrigarmela da solo e forse lo farò. Per le gomme bisogna per forza di cose appoggiarsi a quei 2-3 punti che si trovano nelle città maggiori e sperare che hanno la disponibilità. Non ci dobbiamo dimenticare che la disponibilità che troviamo in Italia, qua ragazzi, assolutamente nada. Non si trova nada. Quello che sono riuscito a reperire sono le Adenau K60 Scott. In alternativa c'erano le Michelin Anarchy oppure le Mitas. Questa è la situazione della gomma dopo 12.000 km. Piatta al centro. Ovviamente un minimo di tassello ancora c'è. Passiamo all'anteriore. Questo è l'anteriore nella zona di raccordo tra il centro e il laterale. Per il fatto della bimescola qua è molto consumata. Questo è l'unico difetto che trovo su queste gomme, cioè un consumo anomalo tra la zona centrale e il raccordo, la zona laterale, perché cambia la mescola. Per il resto, come gomma compromesso, ci ho fatto anche un video dedicato, secondo me sono eccezionali. Salutiamo la nostra cassina deliziosa, camera matrimoniale, open space, postazione da lavoro, tavolino per mangiare. C'è di tutto, ragazzi. Come già detto, pagata 23 euro al notte, ma qua ci torneremo perché dobbiamo dirvi tante cose molto importanti per come scegliere le case e soprattutto per come risparmiare. Tenerò una bella calda, acceso già l'elettroventola. C'è un sole bellissimo oggi qui ad Ancud che ci accompagnerà fino al traghetto per tornare sulla terraferma. Si apre. Vai. Ora arrivo fine strada da solo perché c'è una salita qua che non è assolutamente facile da fare con la moto carica in due, quindi onde evitare qualcosa di spiacevole vado solo. Lasciamo la chiave all'interno, abbiamo salutato Renato, vi dobbiamo dire tante cose. Non lo inquadriamo perché non siamo ancora proprio molto ferrati con la lingua spagnola, quindi non è molto piacevole assistere al dialogo. Miglioreremo, però vi diamo comunque per ora le informazioni e poi vi faremo assistere con noi ai nostri incontri sociali. Abbiamo parlato con Renato, questa costruzione inizieranno a sistemarla il mese prossimo per costruirci un pub. Quindi chiunque di voi venga in questa struttura prossimamente potrà trovare anche un pub vicino alle stanze. La pedalina non era aperta, ho rischiato di andare dall'altra parte. Guanti e si va verso il porto. Questa è la strada che prendevamo per andare a fare la spesa, in fondo il mare. Specifichiamo Oceano Pacifico. Questi sono i taxi che fungono un po' da trasporto pubblico per i cittadini, per gli studenti, per i signori anziani. Sono molto molto utilizzati e la gente li attende sulle fermate che per noi sono fermate di autobus. Ecco, ne vediamo uno proprio in diretta. È così e si sale. Tutti i negozietti di cui abbiamo soffrito questi giorni sono funzionanti. È metà giornata di un mercoledì di aprile. Il tempo tiene e anzi è molto simile a una temperatura estiva. Bellissima la distesa di Ancud. Renato, di origini secondo lui siciliane dato il cognome, è un ingegnere forestale, ha lavorato sia in Argentina che in Cile, ci stava raccontando oggi che ha lavorato anche in un fondo estremamente grande di proprietà di un conte austriaco in cui venivano anche personalità molto importanti come Schumacher, come altri sportivi o altra gente famosa a cacciare il cervo, per esempio, che è una specie non endemica del posto. Infatti il cervo fu importato dall'Europa, le specie autoctone cilene invece sono il pudù, che è il cervo più piccolo del mondo, e anche uemul, che invece è una specie protetta. C'è anche un incentivo all'uccisione dei castori, che invece sono una specie importata dal Nord America e che sta creando grandissimi problemi al sud della Patagonia, proprio all'intero ecosistema. Ci fermiamo alla Copec per benzina. Il signor tiene un nome italiano, Guido. Grazie. A te, che le vaya bonito, eh? Grazie, esperamo tutto bene. Sì, che le vaya muy bien. Grazie.
Ho notato che questo pick up forse è arrivato un po' avanti. Cerchiamo un posticino all'ombra. E vi dico anche perché sta iniziando la premiere del video. Vogliamo essere presenti e vogliamo parlare con voi. L'essenza di quello che proviamo a fare. Appena tornata dal bar del distributore, questo sarà il nostro pranzo: hamburghesa, acqua. E Francesco è già collegato. Oggi premiere dal distributore Copec. Ne abbiamo preso uno perché Francesco dice di non avere fame, ma tanto so che tornerò a prendere il secondo presto, molto presto. Dopo 13 giorni, primo pasto fuori. Devo ammettere che la cocinera Sara cucina meglio. Per i più curiosi, costo dell'hamburger 3.400 peso cileni, circa 4 euro. Lavorando con voi. In diretta. Premiere terminata, vi faccio vedere l'ambientazione dove abbiamo risposto ai vostri commenti. Distributore Copec, dove abbiamo riempito la pancia alla tenerona e dove abbiamo mangiato il nostro dos hamburguesas, un mocaccino mediano. Ci siamo visti il video con voi, è stato un enorme piacere. Lo rifaremo ogni volta e sarete sempre con noi. Ora si riparte, direzione traghetto che ci riporterà alla terraferma. Vamos! Oh, Sara che sembra un navigatore. Poi se tu la lasci da qualche parte, non hai il GPS, si perde e non trova la strada per arrivare a casa. Sappiatelo ragazzi, se mai Francesco deciderà di lasciare qua, io non tornerò in Italia perché non so tornarci, no, perché io non voglia. Pancia piena. Non sappiamo di preciso quali siano gli orari dei traghetti, ma anche Renato ci ha confermato che il trasferimento da Chacao a Pragua è quasi continuo. 7 compagnie che fanno da spola dall'isola di Chiloé alla terraferma cilena. Renato, il proprietario della casa dove abbiamo pernottato questi giorni, ha fatto tantissimi lavori e si è spostato moltissimo tra Argentina e Cile. Ha scelto comunque di vivere qui ad Ancud, nell'isola di Chiloé, perché adora l'isola. E in effetti l'isola di Chiloé merita molto, sotto tanti punti di vista. Abbiamo chiesto, avendo confidenza, cosa facciano le persone per mantenersi e per lavorare nella parte più sud della Patagonia. Ce lo siamo chiesti perché abbiamo attraversato molte città, molti villaggi, chiedendoci quali attività svolgessero i loro abitanti. Ci ha detto che si lavora molto con l'allevamento, si lavora con il commercio di legno proveniente proprio dal bosco, si lavora con la pesca e soprattutto c'è un'alta percentuale di persone che lavorano con lo Stato, quindi dipendenti pubblici. C'è anche un'altra cosa da dire: le professioni svolte nel sud della Patagonia cilena sono maggiormente pagate rispetto al resto del Cile. Questo perché il sud della Patagonia e le zone più difficili dove vivere vengono considerate zone estreme, per cui lo Stato dà degli incentivi e paga di più anche i propri dipendenti, oltre al fatto che non pagano le imposte, per cui chi vive nelle zone estreme è esente dal pagare le imposte allo Stato cileno. Siamo nella zona del porto, riconoscibile anche dall'odore, uguale a tutti i porti del mondo. Un po' mi dispiace che qua non ci sono gli autolavaggi come da noi, dove puoi mettere il gettone e lavarti la moto da solo, ma ti devi per forza di cose affidare all'omino. Il lavado è questo, proprio là ho lavato la moto, dove c'è il camion. La città di Ancud ha subito enormi danni dal terremoto di Valdivia nel 1960, il terremoto più potente mai registrato nella storia moderna, di una magnitudo di 9.5. Seguiamo la strada per Chacao, ruta 5, che sarebbe la ruta panamericana. Ah,
ringrazio anche chi mi ha fatto i complimenti per come parlo le lingue. Devo migliorare tantissimo, ragazzi. Non so bene lo spagnolo, però lo sto studiando, ma ancora non riesco bene. Una cosa però l'ho capita: il diminutivo vezzeggiativo in spagnolo è ito o ita, nel senso perro, cane, perrito, cagnolino, o flaca, magra, la ragazza magra, flacchita. È come fosse un apprezzamento in più diminutivo. Semplice curiosità, a me queste cose piacciono, a Francesco un po' meno e credo anche meno ai motociclisti, però via, va là. Perché della mia lingua che avete da dire? Io vi ricordo che siamo stati anche in Giappone, nel Giappone più estremo, e là con disegnini, gesti, qualcosina come faccio sempre, gesticolare, sono riuscito a comprare un tè che volevo, ma soprattutto mangiare quello che volevo. Se fosse stato per Sara saremmo morti di fame, questa è la verità. Verissimo, confermo, lui è il pratico tra noi, il tecnico, riesce a sopravvivere ovunque. Io invece, quando non mi sento sicura, vado in blocco, e questo chiaramente non rende le cose facili. Però vi ricordo la frase di Francesco, per me indimenticabile: alla macchina d'epoca che veniva al distributore di El Chalten, lui disse: "De donde venite?" Alla Totò. È impagabile essere presenti e vedere i visi degli altri che guardano me chiedendomi: che vuole questo energumeno da noi? Che vuole? Capito che cilindro dare il motore, quanti cilindri aveva, quanti cavalli aveva, avevo capito tutto e loro avevano capito me. Questo è quello che conta. Sara è tutta perfettina, deve coniare il tempo, deve dire la frase nella maniera corretta. A me, ragazzi, mi potete buttare anche in mezzo alla savana, in qualche maniera ne vengo fuori, perlomeno spero. Verissimo, confermo quello che dice. Però io mi preparo sempre a delle scene un po' alla Benigni Troisi. Che siete? Cosa portate? Ecco, Francesco può uscire così e essere tranquillissimo con me, che gli dico: no, Fra, non si dice così, no, Fra, aspetta. E lui mi guarda come per dire: ma che vuoi? Ma che vai cercando? Scherzi a parte, in teoria dovremmo essere arrivati all'Embarcadero, 800 metri come ho letto sul cartello. Oggi è una giornata fantastica per andare in moto, ci saranno intorno ai 18-20 gradi, quindi la temperatura che più amo. Per essere perfetta dovrebbe essere intorno ai 22-23 gradi, lì sarebbe proprio il massimo, però con l'abbigliamento giusto anche oggi si sta a dire. Ora vediamo tutti insieme come funziona l'Embarcadero. Ah, arrivi proprio così, arrivi. Aspetta, frate, dice fermate. Passo di qua. Sara, come sempre, come sono passato di qua, mi ha dato una botta sul fianco. Non lo fare, non lo fare. Come sempre ti metti avanti. Alla fine torneremo indietro, andremo a chiedere. Di solito in moto ci dicono sempre di andare avanti. Fila di camion alla nostra destra e di macchine dietro di noi. Sotto questo aspetto assomiglia molto alla Norvegia. E infatti, come la Norvegia ha insenature, ha una sorta di fiordi che costringono a questo tipo di trasporto. Vai, vai, Fran, penso che puoi andare. Ah no? Possiamo ir? La prossima, unica fila, ya, perché questa fila tiene che stare su barra. Ah! Perfetto, dovevamo comunque aspettare nell'altra corsia. Questa corsia deve comunque rimanere libera. Aspettiamo. È partita la nave ora e ne sta attraccando un'altra. Il biglietto ci hanno detto che si fa a bordo, dovrebbe costare 9.000 peso cileni, indistintamente se siamo 2, 3, 4 persone, ma paga solo in mezzo. In questo punto dell'isola credo che durante la giornata succeda continuamente questo. Ci hanno fatto cenno di proseguire. Ci si imbarca. Traghetto El Trauco Valparaíso. Hanno fatto cenno che questo è il nostro posto, ora vediamo come la legheranno. Tale e quale la Norvegia, con la differenza che qua arrivano e ti fanno pagare con la carta di credito. In Norvegia invece ti prendono il numero della targa e ti mandano a casa, tra virgolette, la fattura, cose che a noi non sono mai arrivate. Aggiornamento veloce, abbiamo pagato 10.100 peso. Questo è grosso, ragazzi. Tenerona contro i
il camion. Quasi che siamo lì con i pesi e le misure. Tutti rimangono nel proprio mezzo. Dovrebbe essere una breve traversata. Dopo 30 minuti esatti siamo sulla terraferma. Bienvenidos a Cile. Eravamo già in Cile, però eravamo sulle isole, quindi... Sullo sfondo la cordigera o cordigliera innevata. Siamo nella terra dei vulcani e oggi ci avvicineremo molto. Sono mesi che non percorriamo una strada così, a scorrimento veloce. Signore e signori, la Panamericana. Appena imboccate il limite di velocità era 100 km orari, ora siamo passati a 120 km orari. Onestamente non mi ricordavo più neanche la sensazione di guidare la moto in autostrada, cioè su un fondo così scorrevole, vibrazioni quasi nulle, eppure eravamo abituati alla velocità di 30-40 km orari con delle sollecitazioni pazzesche. Penso che la Tenerona ringrazierà. Forse primo casello autostradale. Voilà. Per la moto 7,50. Appena pagato il pedaggio, ora abbiamo la certezza che la Panamericana, perlomeno in questo tratto, sia sorta di autostrada. 750 pesos cileni per la moto. Bici in autostrada. Ci hanno attraversato due cani di grossa taglia tutto lungo l'autostrada. Per questo ci hanno detto non guidate mai la sera, oltre al fatto che guidare la notte si va incontro anche a un'altra problematica che è quella legata alla sicurezza. Presenza di industrie lungo la strada, sia da un lato che dall'altro. Siamo appena entrati nella periferia di Puerto Montt. Interminabile l'uscita per entrare nella città di Puerto Montt. Dietro alla curva, questa volta parliamo di 300 peso, quindi non funziona come in Italia dove devi prendere il biglietto, ma come in Francia dove praticamente arrivi e paghi. Hola. La tariffa per le moto era di 300 pesos, avevamo o 250 in effettivo o 20.000 in effettivo. Mi ha subito detto 20.000 non ce l'ho, non ti posso dare il resto. Scocciata, ha fatto il cenno di no con la testa. Ha fatto di no col cenno con la testa come per dire soliti turisti che non... Però ragazzi, non è possibile che io non possa pagare con 20.000 pesos, mi darà il resto. Vabbè, piccola polemica rientrata. Perché sei un'italiana, punto e basta, ecco il motivo. Comunque scherzi a parte, siamo quasi arrivati, 15 km, 15 minuti esatti per Puerto Varas. E onestamente non vedo l'ora di uscire da questa bolgia perché io, oltre al vento, odio anche il traffico nelle strade a scorrimento veloce. Cerco sempre di tenere la distanza di sicurezza rispetto alla persona che mi precede, ma soprattutto faccio anche attenzione sullo specchietto se qualcuno sopraggiunge troppo vicino, perché tanto volte quando magari mantiene una distanza di sicurezza importante c'è la persona dietro che non lo sopporta, che vuole passare avanti. Non so se mi sono spiegato, però devi fare attenzione, devi avere praticamente quattro occhi, uno per ogni spigolo della moto. E comunque c'è da dire che ha accettato i 250 pesos. Dobbiamo appurare che
quelle nuvole che vedevamo, che sembravano fumo, siano foschia. Foschia a bassa quota. È indubbio che questa zona del Cile sia estremamente più ricca di tante zone del sud della Patagonia visitate, ma anche dell'Argentina che abbiamo recorrido. Una Mercedes serie S addirittura, non la vedevamo da circa 6 mesi, sa. Siamo, come recitava il cartello stradale, naturalmente nella región de los Lagos, e Puerto Varas si affaccia appunto sul lago Llanquihue, che è il secondo lago più grande del Cile dopo naturalmente il General Carrera. Di nuovo pagamento, tariffa 200 peso, un problema adesso. Questa volta è andata bene, la signora era molto più disponibile, ha accettato i 20.000 perché non hanno tarjeta, quindi chiunque volesse percorrere la Panamericana, perlomeno in questo tratto di strada, oltre Puerto Montt fino a Puerto Varas, sappia che per ora lungo la Panamericana si paga, cifre irrisorie, ma non è disponibile pagamento con tarjeta, con carta di credito. Eccole le prime strutture di ispirazione teutonica. Perché? Perché Puerto Varas fu fondata intorno agli anni 50 del 1800 da un gruppo di emigranti tedeschi. La città ha circa 37.000 abitanti. Un grande centro commerciale. Molto animata, localini lungo la strada, architettura in legno quasi europea. Municipalidad de Puerto Varas. Molto carina, molto carina. Fra mi suggerisce che dobbiamo essere quasi arrivati, 400 metri. Vedo la presenza di hotel tipo il Radisson, che è questa struttura gialla. Sì, molto denaro in circolazione, ma noi abbiamo il solito appartamentino. Allora, dovremmo esserci... Sì, forse... Forse da qua? Però qui non possiamo entrare. Sì, il proprietario ci ha appena scritto su WhatsApp, quindi forse vuole darci indicazioni su dove passare. Il proprietario dell'appartamentino a Puerto Varas sta scrivendo, noi siamo fermi a questo cancello. Noi abbiamo chiesto dónde tenemos que ir, cioè dove dobbiamo andare per entrare. Adesso vediamo cosa ci dice. Apriteci il cancello, dai, che dobbiamo parcheggiare la tenerona. E stai scrivendo. Ecco, es ahí, está perfecto, però no vivimos en el edificio. Tendrían que esperarnos unos. Dobbiamo aspettare 10 o 15 minuti che arrivi. Avevamo dato l'orario delle 5, però evidentemente ha un po' ritardato. Va bene, da una ritardataria non possono esserci rimproveri. Santiago è arrivato. Hola! Ciao! Álvaro! Álvaro! Todo bien, gracias! El estacionamiento es el 122. Ah, 122, sí. Perfecto. 122. Gracias. Bajar dos niveles y al fondo. Perfecto. Oh, le luci. Niente, eh. Ancora di qua? Donna, è un bunker, sta dicendo Francesco. 122, quindi da questo lato, eccoci qua. Ci siamo. Intanto il tipo Alejandro ci ha detto che è il sogno di tutti fare una sorta di Giro del Mondo in moto.
perché è migliore la vista dal casco rispetto che dalla coce. Noi ovviamente un po' condividiamo. Sì, per Alvaro è bello che io seguo Francesco, perché non avviene quasi mai. Mi ha detto che sono fortunato perché pochissime donne avrebbero fatto quello che Sara sta facendo. Appartamento 101. 101, sì. 101. Torre F. Torre F. Perfetto. Sì. Grazie. Pequeño ma carinissimo. Sì. Sì. Ma è nuovo? Más o menos, unos 5-6 años. Ah, perfecto. Aquí tiene algunos condimentos. Perfecto. Para que no estén comprando, hay un poco de sal, aceite, café. Aceite, té. Perfecto, sí. Ok. De todo un poco. Hay lavadora también. Oh, lavadora, sí. Ok. Está importante. Sí. Y acá hay un planchador. Perfecto. Si necesitan planchar. Esta funciona con gas. Sí, aquí se da el paso del gas. Perfecto. ¿Ya? Y en los baños están las toallas de mano y de piso. Perfecto. Sí. Cámara carinísima. El baño de acá. El baño de acá. Calefacciones, sí. Ok. Perfecto. ¿Ya? Ese también es. Perfecto. De la suerte. ¿Sabes? Sí. La puerta tiene dos llaves, pero con una es suficiente. Ah, perfecto. Sí, ya. Y el estacionamiento es el 122. 122. Perfecto. Vale, gracias. Que lo pasen súper bien. Gracias. Tengan muy buen viaje. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Poi ovviamente ve la mostriamo con calma, ora andiamo a prendere gli altri bagagli e diretti a fare la spesa, altrimenti questa sera abbiamo come alternativa nei bagagli pasta al tonno. Vediamo come siamo messi e vediamo se la cuciniera ci cambierà il menù strada facendo. Vediamo, intanto abbiamo la riserva che non fa mai male, tante volte troviamo chiuso o non troviamo un supermarket decente. Altrimenti poi... il trippotto qua è vuoto, eh. Vamos, vamos. Veloce cambio di giubbino perché fuori il freddo, abbiamo messo il piumino. Abbiamo acceso la calefacción, quindi quando torneremo troveremo casina calda. Ora veloce vi portiamo con noi, anche se fuori si è fatto notte. Comunque, primo controllo fatto, cosa che faccio sempre, ho visto la velocità di internet, in download diamo 250 mega, in upload circa 10-20 mega. Qua in Cile è stranissimo, perché ci sono punti dove è più veloce l'upload che il download. Comunque sui 10-12 mega riesco abbastanza bene a lavorare. Dobbiamo anche comprare il detersivo per la lavadora, per la lavatrice. Bisogna fare molte lavatrici prima di ripartire e questa volta non c'è stato fornito. Comunque in questa vita da nomade è la prima volta che ci capita non avere il detersivo per la lavatrice. Intanto Sara la seguo dalle zone catrinfrangenti dei pantaloni. Appena controllato su Google, il supermercato si trova a circa 800 metri da qua, quindi questa volta ci è andata bene. Ricordatevi sempre, bisogna camminare per il lato B della moglie. C'è un bellissimo ristorante che ho visto arrivando, però tenemos que cocinar alla casa. Senza girarci tanto intorno, il budget viene intaccato in maniera allucinante se si mangia sempre fuori. Noi mangiamo praticamente 99,9% periodico a casa. Belli i locali, eh? Locali carinissimi, di buon gusto, ai quali non eravamo più abituati. Quando sei un turista fai da te e ti trovi in un paese straniero, fai anche fatica a scegliere il sapone per la lavatrice per i colori. No, in realtà non ci serve qualcosa per i colori, però i detersivi per la lavatrice sono questi. C'è veramente pochissima roba? Non solo. Questo, per esempio, va bene per la roba bianca, cioè per i bianchi. Però va bene anche per disinfettare bagno e cucina. Un unico prodotto, fai tutto. Devo entrare nel mood ancora. Poi ovviamente video pippone su come si lava nella lavadora qua in Sud America. Vada per Arcadia, roba color. Color. Quello che costa meno, dai. Il nostro guardaroba è quella sacca enorme che vedete dietro la moto, quindi anche roviniamo un po' tutto, non è un problema. Ora vi facciamo ridere. Siccome non ero convinto, ho chiesto alla tipa qua che girovagava. Io chiedo.
questo sta bene per la lavadora. E lei mi ha detto quinta manchas. E io ho detto ok, sono andato a cercare quinta manchas, non so se si pronuncia così, ma è smacchiatore. Pensate se avessimo lavato tutto con questa roba qua. Quindi ritrattiamo quello detto, tutti questi sono i detersivi sia in polvere che liquidi. Ora la strada per il ritorno la conosci? Cioè posso ricordarla, ti faccio un po' come Pollicino, cioè mi ricordo magari le macchine, la casa, un'insegna, e nel tempo può rimanermi impresso questo e riesco a destreggiarmi solo per questo motivo. Comunque Puerto Varas non ci sembra di stare in Sud America. Ora vi faccio vedere una cosa, non ho fatto in tempo a mettermi la tuta. E già sta a mangiare questa. Dovevo per forza mangiare, ragazzi, sento un freddo, voglia, proprio perché la mia pancia è vuota. Ma poi alla fine non vi abbiamo detto cosa mangiamo. Piadina. Jamón acaramelado. Un signore che ci ha consigliato questo tipo di formaggio, cioè il cheddar, però in sottilette. E pomodoro. Io devo fare attenzione ai pomodori, come lo devo fare a casa in estate. Però qua, ragazzi, siccome tante volte non c'è tanta scelta, i pomodori li mangiamo quasi sempre. Ho la bocca piena di ferite, però vabbè così. Per tutti i motociclisti non vi preoccupate. Birra Quilmes, cerveza argentina. Ma anche per chi non è motociclista, è sempre ottima. Ciao ragazzi. Do the